Siamo a Genova, Sestri Ponente, in via Sestri, al 57 Rosso, e vi invitiamo a visitare con noi la mostra Aderenza Viscerale. Mi chiamo Laura Boggia e sono la curatrice della mostra Aderenza Viscerale. Lei è l'artista. Mi chiamo Ottavia Paraboschi. Ho studiato al liceo a Genova al Niccolò Barabino e successivamente mi sono trasferita a Carrara e ho fatto 5 anni di accademia e mi sono specializzata in scultura. Attualmente vivo a Genova e faccio mostre collettive principalmente nel nord Italia e questa esperienza invece è un'esperienza di personale dove espongo appunto una selezione di opere dei miei lavori che di cui poi vi parlerà la mia curatrice. Sì, il tema di questa mostra è un ambito specifico di quella che è la ricerca di Ottavia, che tocca anche altri temi legati principalmente all'identità, all'identità sessuale. E qua invece si concentra in particolare sulla procreazione, e la maternità come generazione di vita. Abbiamo qua una sua scultura che è un autoritratto in cui rappresenta proprio se stessa come l'artista che è donna, che dà vita e allo stesso tempo plasma la materia e l'arte. La maggior parte delle sculture che sono presentate invece sono una visione interna, una visione più intima e allo stesso tempo viscerale, anche drammatica in un certo senso. Questo è Isteria, è la rappresentazione di un utero, in particolare qua non è un utero umano ma è un utero animale sovradimensionato che rappresenta anche questa dimensione isterica. Appunto all'isteria veniva associata una delle malattie proprio dell'utero. Quindi entriamo in questa dimensione materna, interna, intima, drammatica, che poi viene analizzata fino alla generazione della vita. Questi che ci circondano. Sì, in questo caso quest'opera si intitola Aspettando Massimo Risso ed è sono alcune fasi della gestazione del feto, sono tutte opere, cioè c'è uno studio dietro sulle dimensioni, sulla formazione del feto all'interno dell'utero materno e infatti in questo caso ci sono dei feti, parliamo di 12 settimane, 19 settimane, 22, 23 settimane e sono all'interno di questo nido di lana proprio appunto per rimarcare l'attesa sia da parte del feto di venire alla luce, quindi questa attesa, e l'attesa della madre che crea un nido, un posto caldo e lo abbraccia calorosamente col suo amore. Poi abbiamo installato invece due opere che rappresentano altri due aspetti di questo processo generativo, ma che sono stati installati in maniera allo stesso tempo ironica, quindi con le cassette della frutta, queste placente in silicone, e con invece una cassetta che simula la vendita del pesce, questi spermatozoi sovradimensionati. E c'è quindi allo stesso tempo una dimensione ironica e una dimensione invece più contrastata, più sociale e anche di critica sulla mercificazione del corpo come oggetto. E degli organi piuttosto che della mercificazione del sesso. Infine, l'ultima opera esposta è Frutto di abuso sessuale, di nuovo un feto, ma in quest'opera esposto come il frutto di una violenza, quindi di qualcosa di cui lui come vita nascente è assolutamente ignaro, innocente, inerme, incolpevole, ma di qualcosa che subisce, che lo lascia così isolato e appeso a un filo di speranza tra la vita e la morte.
Vi invitiamo a venirci a trovare, la mostra sarà aperta ancora fino a venerdì 15, dalle 9 alle 19, e potrete visitare personalmente la mostra, le opere, chiacchierare di arte o di qualsiasi altra cosa. Sì, soprattutto legata anche ai temi della maternità, visto che in questi giorni è già capitato ed è stato piacevole. Grazie.